Allora, abbiamo scelto la nostra via. È un 5B. La nostra via. È un 5B che per cominciare va bene. Che c'è da dichiarare, allora? Com'è andata? Stavo per cagare fuori dal vasetto. La prossima volta. Metà l'ha fatta. La nostra guida alpina, il Mogliaco, ci ha aperto la via. Oh, ma che portano i cornetti in te di strada, eh? Bello che è qua! Figo che è! Partenza a rilento, è pure buio. Raga. Tutta salute! È tutta salute! Ho fatto sti 350 km in bici. Oh, taci. Allora, cacchi, hai l'onore di dormire con me. Che fortuna! E già ha cominciato a scureggiare. Quello è per capo cenato con i fagioli. Io non ci farei un video su questa cosa. Primo giorno abbiamo fatto 100 metri. 100 metri. 100 metri perché poi cacchi ha bucato. Gli altri stavano a morire. Siamo arrivati sulla cima del monte per aprire le tende. Il posto più ventilato che esiste in assoluto. Però non hai detto che abbiamo arrampicato.
Abbiamo arrampicato, non ho detto che manco è finito via. Sono morto prima. Allora si va a nanna presto, si sveglia all'alba e si pedala. Che fai con quella chiave inglese in mano? Che è successo? Oh no! Oddio, finito! Oh no! E la chiave per aprire la ruota te la sei portata? Oh no! Oh no! Che è un coglione! Lui! Destra dell'arbusto, mazza, tosta. Se vuoi dire di prima. Ok, sono in catena, bella, blocca e vai, grande successo, yeah, grande. Allora, un resoconto finale della giornata? Ma è stata, io la considero una gran bella soddisfazione questa ultima 5B chiusa. Sono soddisfatto, lo stinco di suino era buono e anche il primo asparagi e pancetta, quindi ne basta la pena. E ci sono stati dei contrattempi nel piano ciclistico, cosa ne pensa? Io penso che bisogna scegliere meglio il team, perché abbiamo bisogno di un team affiatato. La convocazione di Calcaterra, perché non voglio contestare il mister Iacomelli, è stata un po' una scelta azzardata. C'erano altri players come, non so, Omar Erzalla, detto Sommo, o Fabio Bisello, detto Fabio, che insomma potevano rendere bene. La ringraziamo per il suo commento e alla prossima. Alla prossima.